Gente, iniziamo un nuovo giocone, si tratta di Alien Isolation e sono particolarmente emozionato a iniziare questo titolo, perché sono un grandissimo fan della serie, in modo particolare dei primi capitoli, quelli dei primi film usciti negli anni 80, quindi Alien, Aliens, quello da James Cameron, il primo diretto da Ridley Scott, se non ricordo male, e poi Alien 3. I primi tre bellissimi capitoli di questa serie sono stati veramente spettacolari, secondo me. Veramente tanta roba per la storia del cinema. Quelli successivi, un po' meno. Però questo titolo sembra avere. Io chiaramente lo sto giocando in Blindrand, quindi non so nulla ancora. So solamente che è stato molto apprezzato da critica e pubblico. E questo titolo sembra avere tutte le caratteristiche in regola per permetterci di immedesimarci nuovamente in quelle bellissime atmosfere. Un'astronave dispersa nello spazio e un mostro alieno che ci darà la caccia. Ho un po' paura di andare avanti, ma è la stessa paura che avevo da piccolino quando vidi per la prima volta i film sotto le coperte al buio, impaurito. E, insomma, è una paura piacevole, quindi. Quindi vi invito anche voi a mettervi le cuffie e spegnere le luci, cuffie importantissime perché mi cagherò addosso e ovviamente non devo cagarmi addosso da solo, ma dovete farmi compagnia. Quindi iniziamo, io ho preso la versione quella con tutti i DLC, ho preso già tutti i DLC, quindi insomma sono molto convinto che insomma, il gioco mi piacerà parecchio. Attiva. Disattiva la funzione di rilevazione del movimento della testa. Che cacchio vuol dire? Giocare con la rilevazione del movimento della testa attivata consente alla PlayStation Camera collegata al tuo sistema di rilevare i movimenti della testa e applicare al tuo personaggio quando sbircia. Usala per sbirciare dietro gli oggetti. No, vabbè, che storia. Questa la facciamo. L'attiviamo. E vabbè, io sto giocando al buio, spero che. Rilevazione del rumore. Giocare con la rilevazione del rumore attivata consente alla PlayStation Camera collegata al tuo sistema di rilevare il livello dei rumori nell'area in cui giochi. Se fai molto rumore, i nemici potrebbero sentirti. Ma che cazzo sta succedendo? Dirò tante parolacce, raga, perché sarò anche molto impaurito, quindi. È un modo che uso io per quando inizio a dire cazzo, cazzo, cazzo a ripetizione. È un modo mio per mantenere il sangue freddo. Quindi mi sfogo così. Quindi scusate se ci saranno tante parolacce in questi gameplay. Quindi se faccio rumore, tipo se io mi spavento e urlo, loro mi sentono. No, vabbè, attiviamolo, attiviamolo. Di certo una sfida, ma a cui puoi sopravvivere. Il modo consigliante per giocare, questo qua è il modo consigliato, quindi l'avventura molto probabilmente è stata avvincente e terrificante. È stata ideata così. Però adesso mi sta venendo in mente una roba, raga, che io non posso parlare. Perché se io parlo, la PlayStation Camera rileva quello che dico, e quindi loro mi sentono. Dovrò stare zitto. Proviamo. Potrebbe essere un gameplay particolare. Cioè, insomma, parlerò poco. Non lo so, dovrò tipo stare zitto perché sennò loro mi sentono. Boh, vediamo. O magari devo parlare a bassa voce. Non lo so. Se punti un'arma verso qualcuno, verrei considerato una minaccia. Che ormai giocando sempre parlando e non più pensando con la mia testa, mi viene spontaneo parlare, quindi dovrò fare uno sforzo di stare zitto perché ormai sono abituato così. Rapporto finale del veicolo spaziale commerciale Nostromo, da parte del terzo ufficiale. Nostromo è la nave del Gli primo altri Alien. componenti dell'equipaggio. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Ma questi sono i E il protagonisti. comandante Dallas sono morti.
Carico e nave sono distrutti. Dovrei giungere alla frontiera tra 6 settimane. Se sono fortunata, la sorveglianza mi porterà in salvo. Parla, Ripley. Ah, ma siamo nei panni di Ripley. Unite superstite del Nostromo. Passo e chiudo. Raga, Ripley è la protagonista dei primi 3 Alien, anche del 4, ma quello, vabbè, passiamolo, non è che mi sia piaciuto tanto come capitolo. Ma potrei fare qualche confusione, perché l'ho visto tanti anni fa, quindi... Ripley? Sono Samuels. Lavoro per la compagnia. Si tratta di tua madre. Crediamo di averla trovata, Amanda. Un vascello commerciale, la Anesidora, ha recuperato una scatola nera che proviene probabilmente dal Nostromo. Dove? Zeta Reticuli. Cosa dice? Non si sa. L'hanno portata alla stazione Sevastopol. È la figlia. Si tratta di materiale riservato e la compagnia vuole farla ritirare il prima possibile. Sevastopol fa da deposito forniture nella regione. È un porto franco gestito da... Lo so cos'è. È tutto organizzato. C'è una nave corriera chiamata Torrens che andrà alla stazione fra 2 giorni. Ci recheremo lì, alla... Sì. Io e un altro dirigente. E tu, se vorrai. Senti, Ripley, quando mi hanno affidato questo caso, ho fatto le mie ricerche. So perché stai lavorando nella regione in cui è scomparsa tua madre. La cerchi ancora, vero? Mi è stato dato il via libera per offrirti un posto sulla Torrens, se vuoi venire. Forse è ciò di cui hai bisogno. Allora, già atmosfera e anche l'audio, il suono, mi sembra molto fedele ai primi capitoli. È partito molto bene, anche graficamente, essendo un gioco un po' datato, devo dire che è tanta roba. Sembra fatto molto bene, anche se vabbè, è filmato quello che abbiamo visto, ma... Oh, la Bagiana, fai vedere la Bagiana. L per camminare. Quindi, raga, io devo star zitto, cioè nel senso, se ci sono i nemici devo mutolirmi, perché sennò questi mi sentono la mia voce. Ma non so quanto. La telecamera mi sembra un po'... Prendi oggetto, prendi tutto. La telecamera mi sembra che va un po' a 3000. Forse devo sempre solamente abituarmi. Va molto veloce. Quindi devo controllare anche in giro a vedere se trovo cose, forse. Pezzi di metallo. Molto probabilmente questi qua ci serviranno per sopravvivere, non so, per costruire cose. Per il momento la nave va tutto bene, quindi possiamo anche abbassarci. Wow, un attimo, qua ci sono un sacco di strade. Mamma mia, inquietanti, ragazzi. Non dovrebbero esserci alien sull'astronave, quindi direi di approfittarne per esplorare tutto. Ecco, il ritmo secondo me sarà
insomma, non sarà un gioco frenetico. Insomma, non credo che arriveranno 1.000 alien a cui dovremmo sparare, non è uno sparatutto. Usi punti di registrazione per salvare manualmente i progressi. Ok. Sovrascrivere. Sì, veramente. Non ci abbiamo nulla da perdere. Controlliamo. Adesso devo anche capire bene quali possono essere diciamo, i luoghi principali dove poter usare. Cioè, adesso saranno un po' lenti i primi gameplay perché devo capire anch'io. Questa cos'è, una doccia? Usa. Almeno non puzziamo più. Vestiti. Obiettivo completato, ben preso i vestiti. Ma scusate, ma io gli obiettivi come faccio a... Cioè, almeno devo leggerli gli obiettivi, non posso... Questa è la mappa. Dormitorio, chiusa d'aria, parla con Samuels. Ah, ok, no, ok, ce li ho, raga. Ce li abbiamo in basso a destra. Vestiti, parla con Samuels e parla con Taylor. Ok. Accede il terminale. Varlens, cercando un ufficiale di navigazione, un amico che ha appena perso la sua nave e sta cercando lavoro. Posso garantire per lui? Non mi sembra nulla di che. Comunque noi stiamo impersonando, da quello che ho capito, la figlia di Ripley, ma adesso mi sfugge il nome della protagonista dei film, che a quanto pare dopo gli eventi del primo Alien va alla ricerca della madre. Quindi, ma qui io mi sono nuovamente... Ah no, siamo usciti di qua, giusto. Posto. Graficamente, raga, oh, questo gioco qua è uscito nel 2015, poi mi informerò, però è un gioco piuttosto vecchiotto, insomma, devo dire che non è assolutamente... No, ecco, ho imboccato l'unica strada che non dovevo. Eccolo. Con lui dobbiamo Ripley? parlare. Samuels, ti sei svegliato prima? Beh, non necessito di riposare quanto voi altri. Stavo ispezionando la struttura della Torrens. È una nave ben mantenuta. Credo sia un modello molto simile a... Nostromo. Sì, classe M. Un modello più avanzato, ma con specifiche simili. Ho svolto compiti da ingegnere su navi come questa. Certo. Taylor è sveglia? Non è abituata ai lunghi viaggi. L'ipersonno potrebbe averla turbata. Non l'ho vista. Vado a vedere. Ok, con lui ci abbiamo parlato. Vediamo qui se... Che è sto coso? Raga, sembra strafedele a... Cioè, come ambientazione del primo Alien. Cioè, veramente tanta roba. Mi sto gasando. Va bene, niente, qui non c'è più nulla da raccogliere. Andiamo, quindi dobbiamo andare da Taylor. Quindi svoltiamo a destra e poi ancora a destra. Io controllo sempre ogni tanto, mentre vado nelle stanze, specialmente adesso che siamo all'inizio. Devo capire, cioè, se mi servono componenti, qualcosa del genere. Perché sarà un gioco un po' di sopravvivenza. Questa cosa si doveva farmi paura, non c'è riuscita. Di qui torniamo indietro. Ok.
Taylor, buongiorno. Ripley, sappi che non ci vedo proprio niente di buono in questa giornata. Scusa. Mi sento già morta. Non so proprio come fate ad andare in ipersonno così regolarmente. Ci si abitua. Non faccio lunghi viaggi così spesso. Molti dirigenti legali non arrivano più in là del distributore di caffè. Sono sorpresa che la Weyland Yutani abbia scelto di mandarti qui. La perdita del Nostromo e del suo carico è costata molto alla compagnia. È importante che scopriamo cos'è successo. Se chiudo il caso con un rapporto conclusivo sull'incidente, i miei superiori ne saranno felici. Mi dispiace, sono stata indiscreta. Ho realizzato ora che tua madre è sparita da 15 anni e tu... 15 non fa niente, anni. Otterremo entrambe ciò che vogliamo, no? Hai visto Samuels? Sarà sveglio da ore, immagino. Scusa. Stiamo avvicinando a Sebastian. Pare che ci siamo. Ah, controlliamo ancora bene tutto. C'è del terminale. Schede della Torrens. Proprietario, passeggeri, siamo noi, Amanda Ripley. Ok, qua io non vedo niente da raccogliere, ragazzi, quindi direi che possiamo andare sul ponte. Qua è chiuso, non si può accedere. Quegli armadietti non si possono aprire. Siamo già sul ponte. Spero abbiate fatto un buon viaggio. La Torrens è in ottimo stato per essere di classe M, capitano. Era un relitto quando l'ho comprata. Ci sono voluti anni e molto lavoro per sistemarla. Ma ora ci sta ripagando bene. Ho sentito che ci stiamo avvicinando alla stazione Sevastopol. Stiamo attraccando? So che il tuo contatto è l'ufficiale Waits, giusto? Contatterò Sevastopol e organizzerò l'attracco con lui. Bene, diamoci da fare. Non preoccuparti, Taylor. È routine. Andiamo e torniamo. Connor, come andiamo? ISMG caricato e calibrato. Vettore di avvicinamento individuato. Prepara le comunicazioni, mi presento. Canale aperto, capitano. Avete i vostri documenti con le istruzioni? Osservate l'avvicinamento sui monitor. Prendi il documento con le istruzioni. Però, raga, non mi viene indicato niente. Cioè, devo cercarlo io. Raccogli le istruzioni. Allora, un attimo, però. Ponte. Qui verifichiamo che non ci sia nulla da raccogliere. No, qua niente. Vediamo fuori. Wow. Oh. Tu mi sei molto di, robot, non so perché. Secondo me c'è il sangue bianco. Riusciamo a vederla? Passala sui monitor. La stazione Sevastopol. Ci sono dei danni? Sì, sembra di sì. Prendi il 74, stringi. Il bacino di carenaggio sembra distrutto. Non posso portarci la Torrens. Qui è il vascello commerciale Torrens, da Sinclair, matricola MSV7760. Dobbiamo parlare con il controllo traffico aereo. Sono Diane Verlaine, capitano della Torrens. Abbiamo tre passeggeri sotto contratto della Weyland Yutani a bordo. Ci risulta che siete in possesso della scatola nera del Nostromo. Chiediamo il permesso immediato di trasferire i passeggeri sulla stazione. Passo. Pronto, Marshall? Marshall, qui è la Torrens, puoi ripetere? Ora una persona intelligente prenderebbe e tornerebbe indietro. Le comunicazioni della stazione sono disturbate, quindi ho inserito una radio nella tuta di Samuels. La Torrens può rimanere in posizione per 24 ore. Ti daremo notizie prima di allora. In bocca al lupo. State pronti. Il mio contratto non prevede passeggiate nello spazio. È l'unica opzione. E sarai al sicuro se farai come ti dico.
Samuels. Certo. Ragazzi, io sono completamente immerso nel gioco, cioè mi sto veramente gasando, mi sto veramente gasando. Cioè, sono ritornato piccolo, mi sono ritornato piccolino e sono questo momento qua, cioè proprio ritorno bambino a rivivere queste, cioè a vivere nuovamente questa ambientazione e questa atmosfera che sembra veramente, per quel che riguarda quel poco che abbiamo giocato finora, molto molto fedele. E mo li abbiamo persi gli altri, dobbiamo ritrovarli. Aiuto. Devo trovare il modo di proseguire, credo. Oh, ora si è aperta la porta. Cazzo. Cerca aiuto, cambiati. Ok. Ora siamo vestiti normalmente. Oh merda. Ma è buio, non c'è una torcia, qualcosa per guardare, aiuto raga, merda, merda, wow. Usi i punti di registrazione per salvare manualmente i progressi, ti avviseranno se i nemici sono vicini. Questo? In che modo mi avvisa se ci sono nemici vicini? Vuoi davvero sovrascrivere, sì? Cosa significa che mi avviseranno se i nemici sono vicini? Quindi abbiamo più nemici. Ci sono più alien. Tutto chiuso. Cazzo. Cazzo. Aiuto ragazzi. Aiuto. Io ho paura. Io ho paura. Posso andare anche di qui? Sì. Aiuto. Non c'è qualcosa che posso raccogliere qui? Un'arma. Una torcia. Anche una torcia va bene. Almeno quando muoio illumino l'alien in faccia. E lo vedo bene. Non so, qualcosa. Aiuto, aiuto. Lei ancora non sa niente, la nostra protagonista, ma io...
devo passare da lì. Per forza. Mamma mia. Oh merda. Mamma mia. Raga, condotti come quelli del primo Alien. Controlliamo sempre, magari, senza morire, che... Di qua non si può scendere. Giù di qua, no, non credo, meglio non rischiare. Ma non credo. Ok, abbiamo tre vie ora. Anzi, due, questa qua è chiusa. Ok. Verifichiamo che... Non possiamo raccogliere nulla. Questa è chiusa. Abbiamo una via, quindi. Accedi il terminale. Magari da qua riusciamo a scoprire che cosa è successo. Cartella danneggiata. Smantellamento. Allora, avrete probabilmente sentito delle voci su SavePool. E ora posso confermare che sono ufficiali. Che sono ufficiali. SavePool sarà smantellata. Vogliono smantellare qualcosa, boh, non si è ben capito. Quindi... è la nostra unica strada, giusto? Sì. Wow. Oddio. Cos'è sta cosa? Un attimo, cosa ho attivato con cerchio? Non so cos'è sta roba. Razzo. Mi servirà. Tieni premuto per aprire l'inventario e usa L per selezionare gli oggetti. Razzo. Ok, premi quadrato per attivare. Aspetta, prendi la mira. L2, prendi la mira, quadrato. Ma mo non ne ho più. Fanculo, mo' è finito i razzi. Aspetta, ridammi il razzo. Mi è finito nel tubo, ma non vedo niente, ragazzi. Mamma mia. Allora un attimo, di qui c'è un percorso, mi sa. Qua posso spostare delle cose, no? Allora... di lì si va avanti, forse. Di qua c'è una scala che ci permette di tornare indietro. Colla. Raccogli componente B.
Ah, ma qua non c'è più nulla, però. Non credo ci sia nient'altro. Mamma mia, mamma mia. Che poi in realtà, cioè, non c'è nulla da avere paura, però insomma, l'atmosfera mi sta inquietando. Mi sta inquietando. Niente, qua possiamo tornare indietro. Borsa, sta valigia. Tu sei sempre you always no working. Boh, tu sei sempre al lavoro, Joe. No, tu stai sempre lavorando, credo significa qualcosa del genere. Muoviti. Cos'è sta cosa? Cos'è sto rumore che c'è sento sopra la mia testa? Componente B. Dobbiamo cercare bene, raga, perché dobbiamo raccogliere più materiali possibile. Non so cosa ci serviranno. Raccogli detonatore. Cos'è, per costruire le bombe? Usa. No, spegni tutto. Raccogli iniettore. Controlliamo la mappa. Noi siamo caduti. Allora, noi eravamo qui e poi siamo caduti giù. Il punto esclamativo è probabilmente dove dobbiamo dirigerci. C'è nessuno. Ah, c'è nessuno? Cazzo. Ripristina la corrente. Ripristina la corrente. Non abbiamo materiali, non c'è niente. Merda. Richiede codice d'accesso. Un attimo, ricontrolliamo la mappa. Ok, dobbiamo, per tornare nel nostro percorso al gate B, dobbiamo attivare la corrente. Qui raga, io. Questo qua è un modellino della stazione spaziale in cui ci troviamo, che tra l'altro è gigantesca. Qua, quello dovrebbe essere un pannello per salvare, ma se non abbiamo la corrente. Usa questi terminali per aggiornare la mappa con aree inesplorate. Usa il pulsante touchpad per aprire la mappa. Ok. Quali terminali? Aggiorna mappa. Oh, ok, aspetta. Noi adesso abbiamo già visto in parte zone che ancora, a cui ancora non abbiamo avuto la possibilità di accedere. Vediamo che qua dentro. Usa. No, un attimo, non so cos'è sta cosa. Ah, il generatore. Questo qua attiva la corrente. Batteria scarica. Qui non possiamo fare nulla. Salviamo la partita. Ok. Qui non possiamo Qui non accedere, funziona non niente. c'è la corrente. Trovo un modo per ripristinare la corrente, quindi dobbiamo per forza attirare quel generatore. Chissà che magari la corrente l'hanno tolta per fuggire dall'alien e io la sto ripristinando.
cos'è sto rumore? Accedi il terminale. Personale, Langley, se stai cercando delle scorte, le spostate e le lasciate incustodite. Chiunque avrebbe potuto prenderle, diamine. Sai cosa ho dovuto fare per prenderle? Le ho nascoste in uno dei depositi, dovresti riuscire a trovarli. Il codice è 0340, teniamo la mente. Non ti preoccupare, nessuno va al terminale ormai dopo quello che è successo. No, un attimo, dopo quello che è successo. Tra l'altro siamo senza medicinali, abbiamo quasi finito l'acqua, dovrei trovarne un po'. Questa volta tocca a te, magari ti servirà a capire che devi fare più attenzione in futuro. Ok. Nulla di che, togliete la corrente. Tornate subito qui, quello che avevo detto io. Abbiamo una traccia da qualche parte nella sala macchina, isolate il terminal, togliete la corrente, non dimenticate i vostri rapporti, vogliono che siano esaustivi, i nostri documenti dovranno essere ineccepibili quando questa merda sarà finita. Wait, passo e chiudo. Vedete che dovevamo, loro l'hanno tolta per fuggire da... Ripristino la corrente... no, io la ripristino. È per forza. Oh cazzo, c'è gente. Security checkpoint. Un attimo, ora noi abbiamo la chiave del magazzino 03 0340 se non ricordo male. Qua è tutto chiuso. Zero tre quaranta. Kit medico. Hai le istruzioni. Guardale nell'inventario. Hai trovato delle istruzioni. Usa cerchio per accedere. Un attimo. L1 per costruire. Cosa serve? Premi L1 per assemblare. Nietitore, componente B e colla. E abbiamo tutto. Giusto? Abbiamo tutto, quindi possiamo costruirlo. Impiega componente. L1 per assemblare. Abbiamo costruito un kit medico. Ok. No, mettilo via. Mettilo via che adesso non ci serve. Raccogli pezzi di metallo. Ok. Detonatore. Qui non vedo nient'altro. Ah, perché, raga, io alla salute ce l'ho al 75%. Eviterei di costruire roba inutilmente. Avanziamo, andiamo di là, vediamo solo se qui si può. Io vorrei metterlo via. Perché poi se schiaccio quadrato per sbaglio consumo un kit medico. Domani non c'è futuro. Domani insieme non abbiamo futuro, aiuto. Quindi questo è il percorso. Oh, sembra più sicura questa zona, eh? Cosa diavolo è successo qui?
Elevatori, negozio, bagagli, wow. Che pianeta è quello? Allora, esploriamo tutti in ordine. Tanto qui non vedo segni di pericolo, quindi... Portello bloccato. Perché è bloccato questo portello? Torcia ioni necessaria. Allora, teniamo la mente. Qui ci serve una torcia ioni. Qui, però qui ragazzi, vedete che c'è questo punto esclamativo? Cos'è questo punto esclamativo? Dove io sono caduto forse? Probabilmente sì. Saliamo su. Qua tutto chiuso. Oh! Oh! La Torres. Sono qui. Sono qui. Verlaine. Contatta la Torres. No, come la contatto? Come la contatto? Aspetta. Qui c'è un'altra porta, ma sarà bloccata. Ripristina la corrente. Sembra una mensa. Sembra una mensa. Possiamo giocare con questo? Canal search. Adesso poi raga, appena trovo un salvataggio ci interrompiamo e andiamo avanti col prossimo video. Raga, ho visto che ho registrato parecchio, direi ci vediamo direttamente al prossimo video e andiamo avanti. Io spero che questo vi sia piaciuto, se vi è supportato il canale con l'iscrizione fa sempre star piacere e ci si becca alla prossima. Bella, ciao!